Ciao Bethesda.it, ma che succede se si incontrano due mattacchioni piuttosto geniali come Larry Charles e Nicolas Cage? Che cosa succede quando si incontrano uno dei realizzatori di Seinfeld e diciamo, grande mock director delle mock comedy di Sacha Baron Cohen, Borat, Bruno, poi un film più canonico a soggetto Il dittatore, Larry Charles, grandissimo teorico e pratico della commedia, sempre alla ricerca di nuove zone da esplorare, nuove zone da rischiare all'interno del terreno molto ampio della commedia, ampio anche grazie a geni come Larry Charles, Sacha Baron Cohen, Jerry Seinfeld e Larry David, che hanno aumentato per noi i terreni della commedia. Ok, quindi lo sapete, è quell'uomo strano con la barba che si nasconde dietro questo aspetto quasi da talebano. È giustissimo che vada a fare io, Dio e Bin Laden come regista, e insieme all'altro mattacchione dell'operazione, Nicolas Cage, il nipote di Francis Ford Coppola, che è un attore che è immenso, meraviglioso, che è immenso e meraviglioso anche in questa fase della sua carriera in cui fa film anche molto molto brutti a volte, però è sempre Nicolas Cage. E quindi Larry Charles e Nicolas Cage, nitro e glicerina, poteva essere molto più incendiario, e forse la gente si aspettava che fosse più incendiario questo incontro. In realtà è molto sentimentale, è molto romantico, è anche molto di cuore, e oggi in questi tempi un po' brutti potrebbe essere accusato, anzi lo è stato, di essere un film politicamente corretto. In realtà è un film molto dolce e sensibile su un mattoide di nome Gary Faulkner, il quale parlava con Dio e il quale non poteva essere interpretato da altri se non da Nicolas Cage, e che nel 2004 sente questa chiamata alle armi. E allora ancora Osama Bin Laden, ragazzi. La settimana scorsa è uscito 12 Soldiers con Chris Hemsworth, e c'era di nuovo la grande minaccia di Osama. Bisognava andare a uccidere Osama Bin Laden e le Torri Gemelle. E allora anche qui c'è ancora Osama Bin Laden. Torniamo, è un altro film che ci riporta, ragazzi miei, indietro a quegli anni lì. E Gary Faulkner è un falegname come Giuseppe. Ma a differenza di Giuseppe, che è uno dei personaggi della Bibbia più buffi anche, più comici in un certo senso, perché è quello che non sa molto, non ha ricevuto contatti, ha visto sua moglie, diciamo, aspettare un bambino senza che lui avesse fatto chissà che cosa, quindi è anche un po' un personaggio quasi da commedia sexy italiana o da mandragola di Machiavelli, insomma, o quasi appunto da commedia degli equivoci, il nostro povero Giuseppe Falegname. In realtà è un falegname anche Gary Faulkner, è un falegname che però, a differenza di Giuseppe, vede Dio è Russell Brand, molto divertente. Russell in questo personaggio è un Dio da Jesus Christ Superstar, proprio come Russell, che appartiene come corpo, e questa è la cosa interessante di Russell Brand, agli anni 70, ovviamente, come saprete bene. E bene, allora questo dio capellone, un po' transessuale, com'è il nostro buon Russell, parla, e quindi sono buffissimi da vedere, parla questo Gary Faulkner, Nicolas Cage, bravissimo in questo film, con questa voce, l'ho visto in originale, con questa voce stridula, eccezionale il lavoro vocale che fa Nicolas Cage per questo film, e gli dice: vai a uccidere Osama Bin Laden, vallo a prendere, è tanto cattivo, Gary, tocca a te. E Gary Faulkner è uno di questi americani un po' alla Paul Schrader, rivisto da Larry Charles, cioè uno psicopatico però più buffo. E allora prende il deltaplano, prende la spada del samurai, inciampa, cade, decide di andare in Pakistan, ce la farà. A un certo punto c'è una donna pure che si innamora di lui, e sapete che c'è? Si innamora anche lui di lei. E quindi Larry Charles fa un film molto buffo insieme a Nicolas Cage, un film a cui ho voluto bene, un film che ha una mente molto forte, un cuore molto grande, è un corpo molto fragile, quello di Nicolas Cage oggi, quello anche di un film che va avanti e indietro nel tempo, va avanti e indietro, va di qua e di là, dal Pakistan agli Stati Uniti d'America. C'è questa bella storia d'amore con lei che è fantastica, Wendy McLendon Covey, che era fighissima nelle Amiche della Sposa, e che qui è questa ex compagna di scuola di Gary, che lo rivede dopo tanti anni e che lo corregge perché Gary è uno che dice cosacce, usa le parole sbagliate per definire una persona che ha un handicap.
e lei lo corregge, ma con amore. È un film anche pieno di imperfezioni che a me piacerebbe correggere, ma sempre con amore, e che quindi forse è il caso proprio di lasciare così, perché veramente Larry Charles e Nicolas Cage sono stati in grado di realizzare un film su un americano che alla fine tanto matto non è, è in cerca di qualcosa, e quando arriverà in Pakistan. Tra allucinazioni, perché c'ha anche il diabete e se non si sottopone alle dialisi comincia ad avere le allucinazioni. C'è anche un altro film che non viene molto esplorato da Charles e Cage, e che è il parallelismo tra Osama Bin Laden e Gary Faulkner, interpretato da Nicolas Cage. Anche Osama Bin Laden era diabetico, anche Osama Bin Laden, e quindi è quasi. Sono due fantasmi che si inseguono, e guardate. È molto molto divertente, per chi è cinefilo ci sono anche citazioni evidenti di Apocalypse Now, Gary che è in delirio in una stanza d'albergo, come appunto Martin Sheen in Apocalypse Now di Francis Ford Coppola, lo zio di questo straordinario attore, di questo simbolo del cinema, di questo matto meraviglioso della settima arte che è Nicolas Cage, che in due o tre momenti, come al solito, dimostra di essere uno dei più grandi attori della storia del cinema, anche solo per aver accettato un film così strano, così particolare, su un personaggio così strano e così particolare come Gary Faulkner. Ci sono anche delle spie della CIA divertentissime che si mettono a parlare di James Bond, e c'è questa idea, ripeto, molto poco politicamente scorretta, ed è per questo che il film è stato anche accusato e attaccato dagli amanti di Larry Charles, i suoi lavori con Sacha Baron Cohen, perché alla fine, in morale della favola, si deve parlare anche del fatto di un americano profondamente ignorante, come sono i nostri amici nordamericani, che anche semplicemente partendo con questa crociata folle, che può essere accusata appunto anche di follia, di pericolosità, di imperialismo fascista, e come sono loro che giurano sulla Bibbia in tribunale, sono molto meno laici, no, di noi come formazione culturale, come formazione anche politica e di Stato. Beh, una cosa degli americani che ci fa paura, e che fa paura molto, anzi, e che indigna i non amanti della cultura nordamericana, si trasforma in questo film alla fine poi in una ingenua ignoranza che poi può essere redenta, diciamo, dall'incontro con l'altro, dall'esperienza personale. E in questo è un film, secondo me, molto molto nordamericano, perché loro, sti giuggioloni, sono, per mia esperienza personale, sono abbastanza così. Sono delle persone profondamente ignoranti, sono delle persone che magari non hanno mai viaggiato, ma che poi, se ti incontrano e se ci parli, sono molto 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 più di cuore di quello che può pensare uno che odia gli imperialisti nordamericani. Questo film è tutto ciò, e questo film è tutto ciò grazie a due provocatori, grossi provocatori, del sistema cinema, del sistema genere. Due grossi provocatori dentro le loro arti, uno un provocatore della recitazione, anche molto in chiave autolesionista, per questo che adoro Nick Cage, uno un provocatore anche in chiave autolesionista, e per questo che amo Larry Charles, che è l'autore di quel film con Bob Dylan, Masked and Anonymous, che è uno dei film più brutti della storia del cinema. Mi piace molto che due provocatori vadano verso l'emozione, e questo lo trovo veramente rivoluzionario per due signori anche di una certa età come Larry Charles e Nicolas Cage. Io, Dio e Bin Laden, devo dire, niente, niente male. Ciao, Bad Taste!